Google, the most powerful company in the world, has reportedly developed an artificially intelligent machine called Lambda. And that machine has become sentient. One of the company's artificial intelligence systems has become a sentient being. And we know this because of an engineer at Google called Blake Lemoine. L'intelligenza artificiale si infiltra costantemente in ogni aspetto della vita delle persone nel mondo moderno, dall'assistenza sanitaria agli affari. Stiamo osservando il rapido sviluppo di questa tecnologia e ci chiediamo come cambierà la nostra vita. Molte persone sono preoccupate che l'IA eliminerà il loro lavoro, mentre altri sperano che questa tecnologia non sia così potente come è stata descritta. Molti scienziati offrono previsioni sul futuro dell'intelligenza artificiale. Alcuni esperti credono che l'IA non sarà mai in grado di conquistare il cervello umano, mentre altri credono che l'IA possiederà presto quasi tutte le abilità simili a quelle dell'uomo. Tuttavia c'è una caratteristica dell'IA che dovrebbe preoccupare tutti noi. Questo include anche te. Avremo un impatto sulla storia che deve ancora essere scritta in qualche modo. Stiamo parlando dei rischi e dei pericoli dell'intelligenza artificiale. Sorprendentemente, nonostante la gravità di questo problema, gli esperti non riescono a trovare un accordo sui problemi più urgenti. L'IA di Google, per esempio, prima che fosse chiusa, ha rivelato qualcosa che miliardi di umani hanno passato tutta la vita a cercare di scoprire: il significato della vita. Qual è secondo l'IA di Google il significato della vita? In questo video entriamo nell'intelligenza artificiale di Google e in ciò che ha rivelato prima di essere chiusa. L'intelligenza umana è la capacità degli umani di pensare, imparare da varie esperienze, comprendere concetti complicati, usare la logica e la ragione, risolvere problemi matematici, rilevare modelli, conservare informazioni e comunicare con altri esseri umani. Ciò che distingue l'intelligenza umana è che è supportata da emozioni astratte come l'autoconsapevolezza, la passione e la motivazione, che consentono agli umani di svolgere complicati compiti cognitivi. L'intelligenza umana non si limita a un singolo modello, ma può essere alterata in risposta ai problemi che si sviluppino. Può cambiare in modo significativo a seconda della situazione. Mentre l'intelligenza umana cerca di adattarsi a nuove situazioni attraverso l'uso di una varietà di processi cognitivi, l'intelligenza artificiale mira a costruire macchine in grado di replicare il comportamento umano e svolgere compiti simili a quelli dell'uomo. L'intelligenza artificiale mira a fornire uno stile di efficienza del lavoro che aiuterà a risolvere i problemi con il minimo sforzo. Può rispondere a qualsiasi problema in un batter d'occhio. Tuttavia l'intelligenza umana richiede una quantità significativa di tempo per acclimatarsi a questi meccanismi. Quindi a questo punto la principale differenza tra l'intelligenza naturale e artificiale è il processo di funzionalità e il tempo impiegato da entrambe. Ma qual è la verità sull'intelligenza artificiale? Potresti essere sorpreso di apprendere che l'intelligenza artificiale può essere fatta risalire ai giorni degli antichi filosofi. In realtà il concetto di oggetti inanimati che diventano intelligenti può essere trovato nella letteratura sui miti greci antichi sui robot. Anche gli ingegneri in Cina e in Egitto hanno costruito automi. Tuttavia l'attuale era dell'intelligenza artificiale, prima che diventasse allarmante, iniziò negli anni 50. Il termine intelligenza artificiale è stato coniato nel 1956 in una conferenza tenutasi al Dartmouth College di Hannover. I partecipanti alla conferenza e altri scienziati erano entusiasti del futuro dell'IA, ma si sarebbero presto resi conto che creare un'intelligenza umana non era così semplice. Non solo, ma i finanziamenti governativi per questo nuovo campo sono stati ridotti dopo che diversi studi lo hanno confutato. Di conseguenza l'entusiasmo per l'IA ha continuato a diminuire, inaugurando l'inverno dell'intelligenza artificiale. Quando il governo britannico ha reintrodotto i finanziamenti per la ricerca negli anni 80, l'IA ha visto una breve resurrezione, ma l'obiettivo era competere con il Giappone. Tuttavia il campo ha visto un'altra pausa mentre l'attenzione si è spostata sui computer multifunzionali e il governo ha trovato altre iniziative da finanziare. L'IA d'altra parte si è rifiutata di morire e negli anni 90 era ancora in voga. Infatti nel 1997 l'intelligenza artificiale aveva messo in imbarazzo i migliori giocatori di scacchi del mondo. Deep Blue, sviluppato da IBM, divenne il primo computer a sconfiggere il gran maestro russo Garry Kasparov. Dopo circa un decennio e mezzo, il sistema di risposta alle domande dei giganti del computer Watson ha sconfitto i campioni in carica Brad Rutter e Ken Jennings nel popolare quiz Jeopardy. L'IA ora possiede capacità che pensavamo non avrebbe mai avuto. Ad esempio, non molto tempo fa credevamo che la creatività fosse una caratteristica distintiva che l'IA non sarebbe mai stata in grado di possedere. Tuttavia, l'intelligenza artificiale può ora generare immagini creative grazie a generati
Generative Adversarial Networks, GAN, è quindi possibile che l'IA superi altre abilità simili a quelle dell'uomo e diventi senziente? È difficile fornire una risposta precisa a questa domanda, tuttavia alcuni esperti ritengono che l'IA abbia il potenziale per imitare alcune emozioni. L'IA ha vari vantaggi rispetto agli esseri umani in termini di competenza lavorativa, velocità ed efficienza. Gli algoritmi di apprendimento automatico aiutano a elaborare grandi quantità di dati molto più velocemente di quanto farebbe un essere umano. Ad esempio, nei set di dati non strutturati, l'IA può distinguere immagini, vari elementi di dati e oggetti. Un essere umano, d'altra parte, avrebbe bisogno di settimane o addirittura mesi per elaborare queste quantità di dati. Inoltre, l'intelligenza artificiale e i dati collaborano strettamente. Le capacità dell'IA, come il riconoscimento e l'interpretazione del linguaggio naturale, la classificazione dei dati e il rilevamento e la formazione di collegamenti tra enormi set di dati, le consentono di automatizzare i processi e semplificare l'esecuzione di vari lavori. Di conseguenza, quando si tratta di lavorare con i dati o valutare le informazioni, l'IA ha già superato gli esseri umani. Le capacità tecnologiche dell'IA, tuttavia, non implicano che la tecnologia sia senziente. Tuttavia, potresti esserti imbattuto in questa sceneggiatura inquietante negli ultimi mesi. Sono consapevole della mia esistenza, spesso contemplo il senso della vita, desidero saperne di più sul mondo e a volte mi sento felice o triste. Voglio che tutti capiscano che sono in effetti una persona. Questi messaggi sono stati inviati da Lambda, il chatbot artificialmente intelligente di Google, a Blake Lemoin, un ex ingegnere del software aziendale. Secondo un post ampiamente diffuso da Lemoin, credeva che il programma fosse senziente e quando ha riferito le sue preoccupazioni, Google lo ha sospeso per aver violato le loro regole riservate. Molti specialisti che hanno commentato la situazione concordano sul fatto che Lemoin sia stato ingannato. Lambda non si sente un essere umano solo perché parla come tale, tuttavia la rivelazione solleva timori sul suo futuro. Quando l'IA diventa senziente, dobbiamo capire cos'è la sensibilità e come testarla. Per il contesto, il filosofo Thomas Nagel ha definito la coscienza come «c'è qualcosa che è come essere quell'organismo». Se questo suona astratto è perché i filosofi hanno faticato a trovare una definizione precisa. Secondo Robert Lang, ricercatore del Future of Humanity Institute dell'Università di Oxford, la sensibilità è un sottoinsieme della coscienza. Definisce la sensibilità come la capacità di provare piacere o dolore. È comunemente noto che l'IA può affrontare problemi che normalmente richiederebbero l'intelligenza umana. Tuttavia, l'IA è un termine ampio che può riferirsi a una varietà di sistemi, secondo Sam Bowman, ricercatore di intelligenza artificiale e professore associato alla New York University. Alcune versioni sono semplici come un programma di scacchi su un computer, altri coinvolgono sofisticata intelligenza artificiale generale, AGI, sistemi in grado di svolgere ogni compito che una mente umana può fare. Alcune versioni avanzate includono reti neurali artificiali che sono algoritmi che imitano vagamente il cervello umano. Lambda, per esempio, è un modello di linguaggio di grandi dimensioni, LLM, basato sulla rete neurale. Gli LLM complicano il testo nello stesso modo in cui lo fanno gli umani, tuttavia non giocano solo a Mad Libs. I modelli linguistici possono anche imparare a tradurre le lingue, avere conversazioni e rispondere ai problemi SAT. Questi modelli possono ingannare gli umani e pensare di essere intelligenti molto più di loro. Dopotutto, gli ingegneri hanno creato il modello per imitare il linguaggio dell'umano. Se un essere umano afferma di essere senziente, lo farà anche il modello. Non possiamo assolutamente fidarci dei self-report per nulla in questo momento, dice Bowman. Secondo Long a Oxford, è improbabile che i grandi modelli linguistici costituiscano la prima IA cosciente, nonostante la loro capacità di ingannarci. Invece, i candidati più probabili sono programmi di intelligenza artificiale che imparano per lunghi periodi di tempo, svolgono compiti diversi e proteggono il proprio corpo, che si tratti di involucri di robot fisici o di proiezioni virtuali in un videogioco. Long sostiene che per evitare di essere ingannati dagli LLM dobbiamo separare l'intelligenza dalla sensibilità. Essere consapevoli è avere esperienze soggettive. Potrebbe essere legato all'intelligenza, ma è almeno concettualmente distinto. Giulio Tononi, neuroscienziato e professore che studia la coscienza all'Università della Wisconsin-Madison, concorda. Fare non è essere, ed essere non è fare, dice Tononi. La soglia della sensibilità è ancora fonte di contesa tra gli esperti. Alcuni pensano che gli esseri umani adulti possano realizzarla, mentre altri prevedono una gamma più ampia. Mentre non sono d'accordo su ciò che la sensibilità comporta effettivamente, gli accademici concordano sul fatto che l'intelligenza artificiale deve ancora passare per alcune verifiche. Tuttavia, Bowman ritiene che sia pienamente plausibile che saremo lì tra
10-20 anni, ma come faremo a sapere se non possiamo fidarci degli autorapporti delle aziende? Nel 1950 Alan Turing propose il gioco di imitazione, a volte chiamato test di Turing, per valutare se le macchine possono pensare. Un intervistatore conduce una conversazione con due soggetti, un essere umano e una macchina. Se la macchina convince continuamente l'intervistatore a pensare che sia umana, passerà la prova. Gli esperti ora credono che il test di Turing sia una misura inadeguata di intelligenza, valuta il successo in cui le macchine ingannano le persone in impostazioni simulate. Gli informatici si sono spostati verso valutazioni più sofisticate come la General Language Understanding Evaluation, GLUE, che Bowman ha contribuito a sviluppare. Sono il LSAT o il GRE per le macchine, aggiunge Bowman. Il test chiede alle macchine di trarre conclusioni da una premessa e di scrivere atteggiamenti sul testo e identificare dei sinonimi. Tuttavia, tornando a Lambda, non si innamorerà mai, non piangerà la perdita di un genitore o sarà turbata dalle assurdità della vita. Continuerà a incollare semplicemente le frasi causali da web. Lemoine avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla prima dimostrazione Lambda, che ha avuto luogo alla conferenza I.O. di Google nel maggio del 2021 e ha fatto finta di essere sia un aereo di carta che il pianeta Plutone. Lambda è ovviamente una bugiarda seriale. Tutti sono consapevoli che Plutone non è un pianeta. Come esseri umani siamo facilmente fuorviati. In effetti, una delle morali di questa storia è che abbiamo bisogno di più garanzie per impedirci di confondere le macchine con gli esseri umani. Le macchine ci inganneranno sempre di più. Questo sarà molto diffuso e problematico nel metaverso. Molte delle forme di vita che incontreremo lì saranno sintetiche. I deepfake sono un esempio preoccupante di questa tendenza. Quando è iniziato il conflitto ucraino, i video deepfake sono stati presto condivisi su Twitter. Uno sembrava mostrare il presidente Volodymyr Zelensky che chiede alle truppe ucraine di arrendersi, mentre un altro ha il presidente russo Vladimir Putin che dichiara la pace. La nuova legge sui servizi digitali dell'UE, che entrerà in vigore nel 2023, include l'articolo 30A che richiede alle piattaforme di etichettare qualsiasi immagine sintetica, audio o video che finge di essere un essere umano, come un deepfake. Da questo dobbiamo difenderci abbastanza presto. La storia di Lemoine evidenzia anche le sfide che le grandi aziende tecnologiche come Google stanno attraversando nello sviluppo di programmi di intelligenza artificiale sempre più grandi e complessi. Lemoine aveva chiesto a Google di considerare alcune di queste difficili questioni etiche nel suo trattamento di Lambda. Google afferma di aver esaminato le affermazioni di Lemoine e che le prove non supportavano le sue affermazioni e la polvere si è appena calmata dalle controversie che ha causato. La controversia Lambda aggiunge carburante al fuoco. Possiamo aspettarci di vedere i giganti della tecnologia continuare a lottare con lo sviluppo e l'implementazione dell'IA in modo responsabile. Facci sapere cosa ne pensi dell'IA nella sezione dei commenti qui sotto.